Bentornati amici di Billiard Channel, siamo qua in diretta dal Palais di Saint Vincent per proporvi la finale del campionato italiano Master. Fabian Hart in regia, Tom Ruban alle soggettive e accanto a me per commentare questa finale importantissima il mio socio Nicola Biondi. Siamo tornati finalmente in diretta, solo una piccola pausa della diretta Rai, quindi oggi una super giornata di biliardo con una super copertura, prima nostra, poi della Rai, ancora nostra. È ricaduto solo un super fazzoletto, sì. Non so se hai sentito. Non io. Solo questa finale, oggi, più tardi vi offriremo anche la finale dei nazionali, quella tra Camilo Gomez e Achille Mignolo. Quindi, se avete degli impegni, disdiceteli. L'ho fatta dire a te. Lo so, perché. Cancellateli e rimanete con noi. Ti salvo sempre. Sì, sì, sì. Effettivamente sì. Allora, questi due signori ormai giocano solo, ormai e solo, giocano per il titolo, perché entrambi hanno conquistato la categoria dei nazionali. È già stata categoria di cui ha già fatto parte Marcello Di Lena, prima volta invece per Alessandro Cibocchi, che partendo dalle categorie di base ha veramente nel giro di 7-8 anni scalato tutte le categorie fino ad arrivare a quella cadetta dei nazionali. Inquadrato Marcello Di Lena di Taranto. Due a mo' di tre in risposta all'acchito di Cibocchi. Graffia la biglia nella sua parte superiore e avvalora però sempre la teoria che quella parte lì di palla, quando la palla è così vicina, se non è rischiosa per la bevuta, è sempre un affare, anche a rimanere a vista. Non decide per il calcio, ma decide per il giro. Adesso sta valutando il calcio anche. Allora, di lì è un rosso 12 che arriva da un 16, facciamo 13 la battuta. Non lo gioca. Alessandro, mi hai fatto fare i conti e poi non lo giochi. Striscio di misura e pallino 4 probabilmente, o passaggio difensivo basso. Ma era davvero difficile questa manovra. Bisognava dargli l'effetto, perché bisognava guadagnare, non ti dico la buca, ma almeno alla metà tra il primo e il secondo diamante della lunga e contenere la forza dell'avversaria. Era molto più semplice il calcio. Sì. Prima occasione di giro per Di Lena, che non la sfrutta, tra l'altro non quadra neanche difensivamente. Era difficile a quadrare difensivamente, secondo me valeva la pena giocare a bloccarsi e prendersi anche buono lo stretto, ma parificare sulla corte. Secondo me si poteva ancora allargare di colpo, quasi senza effetto. Prima occasione per Cibocchi e la sfrutta anche molto bene, 6 punti. Sì, ottima qualità di steccata di Alessandro. La concentrazione dell'ex calciatore ternano. Terzino sinistro, se non sbaglio. Terzino sinistro, non sbaglio. Cioè, se volete andare a guardare su YouTube e anche su Facebook, c'è un gol fantastico che fece proprio sotto la curva delle Fere. Questo è il nome della tifoseria ternana. Sì, l'ha appoggiata lì, eh? Al volo di sinistro. D'esterno. Sì, te lo ricordi? L'hai visto? Sì, sì. Assomigliava un po' al gol che fece Van Basten, ti ricordi? Quello col Milan, quello là era un filo più difficile. Però, insomma, anche quello di Alessandro non era banale. Un gol alla Vargas. Sì. Te non sai chi è Vargas. No, me lo ricordo. Lo ricordi? Non ricordo dove giocasse. Giocava prima nel Catania e poi nella Fiorentina. Nella Fiorentina ha giocato anche, sì. No, ma l'origine di Vargas? Sembra fosse cileno. Sì, era del Sud America, ma non era argentino. No, sì. No, era cileno. Mi sembra fosse cileno. No, ma io, guarda, se mi prendi meno in castagna sui giocatori degli anni 80-90, dove quando poi ho smesso di
di seguire il calcio. Guarda, Vargas era 2000 abbondante, eh. Ti ho detto 80-90, io ho smesso di seguire il calcio, io l'ho seguito fino agli anni 90, poi ho smesso di seguirlo. Quindi prima di quegli anni mi trovi abbastanza preparato, perché mi ricordo, ora sono, non, assolutamente non conoscevo, tu, come conosci tu, tutti i giocatori delle squadre di calcio, però i più importanti o quelli che mi sono rimasti più impressi, sì. Riesce a staccare questa bidia, che ma non schiocco che ha tanto, fatto questa palla, non tanto da aprirla, realizza solo il pallino. 14-0 il parziale, ancora fermo ai nastri di partenza di Lena. Qua può iniziare la sua finale in questo angolo, sì. Può muoversi secondo me leggermente verso la buca e gioca a questo angolo molto molto bene. Aveva proprio di palla piena, eh? È andato, sì, avanti sulla linea della battente, quindi non era da, da allargare il tiro, ma era impostato così com'è. Ha trovato una bella diagonale difensiva, vediamo se Civocchi giocherà di sponde biglia a far rialzare la gialla, a fare una difesa 10-10, la posizione è ideale, cosa scarsa. Corre troppo con la sua, ma non così tanto da trovare la steola, che sarebbe stata assolutamente casuale. Qui mentalmente, quando giochi con la palla lì, ti devi fare buono più rimanere di cappello di prete, quindi di un angolo molto stretto, piuttosto che di camminare troppo e prenderla scarsa. Secondo me qua hai ceduto nell'effetto, non doveva giocare con così tanto effetto Alessandro. Otto punti. Bricolla per Cibocchi, passaggio abbastanza radente al pallino, no, c'era, ma infatti doveva passare molto vicino al pallino, lui l'ha tirata convenientemente in chiave difensiva, vediamo se ha trovato la forza, non credo. In difetto di ciò, giro e pallino in arrivo, sì, dovrebbe averlo, vediamo con lo Strator che c'è piena la porzione di palla, quindi pallino, c'è la possibilità, dando proprio la forza del pallino a ritornarci dietro di Garuffa. Ce l'aveva solo di largo, però, perché arrivando dal quadrato superiore, chiaramente il giro ha una geometria più quadrata e quindi l'arrivo in corte è più spostato verso il centro della corte, appunto. L'uomo di tre di Cibocchi, buono, porta la sua biglia verso il pallino, ottima giocata difensiva da parte di Cibocchi, sì. Adesso i problemi sono per Di Lena, che dovrà arrivarci di parabola dalla lunga, dovrebbe parabolare tanto proprio per prenderla scarsa e sfilare con la bianca a sinistra. Era difficile parabolare tanto, eh? E non si salva Di Lena. Casone d'oro per Cibocchi. Questa so c'è da guadagnare, eh? Eh sì, perché questa è dritta per dritta, quindi la deve chiudere proprio di steccata. Si può aiutare anche un po' con l'effetto, ma in una qui posizione la fa molto di più la steccata, la chiusura della palla. Sì, quadra, perché la deve proprio chiudere tanto di steccata. Addirittura, e si fa così, e succede questo. Sì, se poi si chiude troppo, giustamente rientra tanto. Nota di merito, una condizione, bravo, esemplare della palla battente. Gli ha trovato proprio il punto di attacco giusto sulla verticalità per portare la sua biglia completamente attaccata alla sponda corta. E anche se rimane a vista, non ha la possibilità di replica di Lena. Bravo lo stesso Alessandro. Sì, ottima qualità di steccata. Ringraziamo la nostra Vale che ci ha portato l'acqua. Oggi stiamo bevendo come dei cammelli del deserto. Pallino da 4 probabilmente per Di Lena. No, non la taglia, quindi decide semplicemente per la messa diagonale.
Qui c'era la possibilità di chiuderla con l'effetto, chiaramente c'era anche più il rischio di rimpallare. Ha comunque distanziato le biglie. Sì, anche se a vista, ma qua tra l'altro c'è una presa di pallantena, si fa il pallino a 4, Gianluca. È un po' al limite, se si fa, si gioca a rialzarlo. Sì, è molto più saggia questa. Sì, era molto più difficile anche farla, però ci voleva o che le biglie partissero con un po' più di angolo. Ma è difficile bilanciare questa corsa, sì. Era effettivamente difficile bilanciare. Penso sia orientato all'angolo, anche se qua, anche qui il pallino da 3 non era una brutta idea. Chiaro che sapendo di prendere così bene il 4 e attaccarsi alla lunga era molto meglio l'angolo. Sì, sì, però l'ha preso così perché è passato a tantissimo dal castello. Poteva essere anche pericoloso in chiave di bevuta questa. Ora bisognava prenderlo tanto fine, però effettivamente sai, quando impatti sul pallino non proprio di misura. No, no, intendevo che non lo prendevi proprio. Ah, sì, vabbè. Sai quando fai la bevuta. Però sai, se non lo prendi ritorni da quell'altra parte, non è... Cioè dici di andare a bere... Di traversino. Ma quello magari era abbastanza... Se fossero state più dritte erano abbastanza angolate. Striscione di scambio per Cibocchi. Qui non riesce a evitare il rimpallo. Presa grossa. Non era in una posizione ideale comunque, deve essere leggermente più puntata. Questa era puntata troppo stretta. Sì, era puntata quasi da striscio, ma di sotto, di secondo. Una bella steccata di Dilena. Sì, la partita ha una bellissima qualità, si sente anche dal rumore. Realizza 4 punti, centralizza, offre a Cibocchi una goruffa più per un'uscita dopo il tocco di una che altro. Ah sì, si imposta proprio così per una divisione. Ci sarebbe anche la, se sullo scarso tocchi il pallino, ma non ha senso, lì bisogna proprio mirarla a prendere il pelo. Eccola qua. Questa assolutamente non è fortuna, è una corretta considerazione fatta da Alessandro. Se fosse stato leggermente più largo come battuta, più verso la buca, avrebbe trovato l'ingresso. Ma bisogna partire da questa considerazione. Impegnativa questa garuffa, tutto biliardo per Dilena. Qui la forza è indispensabile, questo è il punto marcio classico che si prende su quella palla lì, corta comunque, Nico. Diciamo si doveva affidare una presa di palla praticamente da birilli per salvarla, e forse non so neanche se fosse bastato prenderla da birilli. Di sicuro prenderla in questa porzione si lascia lo sfaccio in vita a nozze per Cibocchi, che è molto preciso. Guadagna 10 punti, ma soprattutto guadagna anche la difesa centrale. Perfetto Cibocchi, colpitura. Oggi ha fatto una grande partita in colpitura, ma ormai non è più una notizia. No, è già un bel po' di tempo che Alessandro ne fa tanti e bene. ...28-20 il parziale in favore del giocatore ternano. E 2-3 per Marcello Dilena, che ha un bellissimo papillon color bronzo, bellissimo il papillon di Dilena. Sul nero sta molto bene. Sullo sfaccio, vediamo se ha la forza necessaria. Arriva. Vediamo se Cibocchi va in divisione dalla lunga.
divisione dalla lunga. Un attimo, abbiamo una comunicazione di servizio. Intanto al termine di questo set poi avremo ospite ai nostri microfoni il presidente della federazione Andrea Mancino, sì, che avrà da raccontarci delle belle novità, proprio belle davvero per il movimento del beh, nostro amato. Non le puoi spoilerare oppure creare un'attesa, la dice il presidente. Sì, ho detto belle novità, non è che ho detto anche per fare dire al presidente che devi. Potrebbe dire dall'anno prossimo cambio dei commentatori con due bei ragazzi. Ora, bello non farebbe tanta differenza per quanto mi riguarda. 32-24. È il cambio che ti darebbe un po' per noi. Quello lì mi darebbe un po' fastidio. 32-24 il parziale per Cibocchi. Un mezzo neutro questo per Di Lena, perché ci potrebbe essere, e tu ne sei un ottimo esecutore, lo striscio a rientrare di effetto, però se non è un po' bruttarella. Qui è proprio brutta. È brutta anche la steola dalla lunga, è distantissima. Deve andarci di effetto. Le può appoggiare anche sulla a corta. Da tre. C'è da stare attenti alla battuta, che è molto traditrice. Qua si sfila sempre, lo fa benissimo Di Lena. Qui però bene. Un po' di effetto si dà. Sì. Ci arrivi un po' più dall'altro, no, che più che altro, Nicolì, bisogna avere il cuore di mirarla molto più alta rispetto a quello che ti dice l'occhio, sì. Se no la sfida. Ho visto anche giocatori bravissimi lasciarla proprio lì, non toccarla. Traversino e pallino da 4. Di calcio. Bravo Cibocchi, bravo. Mi è piaciuto. Di calcio poteva dargli anche un po' più di così, come forza. Se aveva un po' più margine di forza, sì. Sai che è rimasto corto però. Appunto, per quello lì. A parte che la forza di prima lì, di prima di calcio, aveva una forza praticamente identica alle biglie. Il colpo in testa credo che vada a disfaccio. Anche perché per l'angolo è parecchio pericoloso quel pallino lì. Disfaccio, che qualità di Lena, peccato, non gliela dà fatto di rien. Minimi. Sì, rispetto a questa steccata ha fatto davvero il minimo. Questi dici che la sgancia... Cibocchi. No, più che altro non è dello sgancio, ma è l'alternativa. L'alternativa è semplicemente un pelo a realizzare il 3 dalla parte destra e andarsene via, però sembra orientato. Pelo Gianluca, il 3 rimane corto, non è proprio pelo per fare il 3. Ma anche rimanere corto, Nicola, la gialla all'impatto col pallino richiama verso la corta, quindi lo lascia a vista a 3 metri. Anche a rimanere al 20. Se lo vai in fondo, se lo fai. Sì, sì, se... intendevo una roba interlocutoria, lasciare le biglie lunghe. Lo tira. Ma sai, si fida della colpitura che ha in questo periodo e in generale, quindi... Sì, d'altronde per farlo... Bisogna mirare... Sì, e sperare di scartare... Lì non ha scartato, probabilmente ha trattenuto troppo la steccata, la palla battente non si è spostata contro la direzione dell'effetto, ha mantenuto la direzione, e quindi ha rimpallato. E traversino a girare per Di Lena con possibilità anche di pallino da 4. Questo non era facile, doveva portare di colpo in testa. Tutto strike. Molto bello, tiro più bello dell'incontro, 16 questo. Punti. Era spostata dalla mezzeria trasversale, la palla, come diceva Nicola, non era banale, spingendo portarla nel... sì. Tra un mix tra effetto e porzione, chiaramente si è affidato ad una forza ridotta. Vedete che la palla ha fatto poco meno di 3 passate, forza che era indispensabile per completare questo disegno. Palla, sono d'accordo, più bella di questo incontro.
L'ha pagata un po' cara questa, l'ha pagato caro questo rimpallo Scibocchi, eh? Vediamo se riesce subito a rispondere, a rimanere alla ruota di Dilena. E gli risponde benissimo. Scibocchi cosa ha lasciato andare, vediamo se riesce a evitare il rimpallo. Questo era questo qua era abbastanza imponderabile. È imponderabile perché è una diagonale che di sfaccio lì si gioca poco. È sicuramente un'esecuzione di quattro lunghe, però la biglia ripassa per ben tre volte sulla mezzeria e nel terzo passaggio ci sta il rimpallo. La battente intendo. Sfaccio ancora di traversino per Dilena. Tanto bello è stato il precedente quanto da rivedere questo. Ha mantenuto la solita forza, la solita steccata del tiro precedente. Qua invece la doveva indurire di più perché ce la doveva non la doveva trasportare e mantenere. E incandelare. Sì, una steccata diciamo trattenuta, non bloccata perché sennò porta troppo effetto e non affondata sennò trasporta. Questa non è facile, eh? Infatti tira pallino da tre Scibocchi e mi trova straordinariamente d'accordo. Assolutamente, anche perché gli può finire proprio dietro. Però è rimasto un po' corto. Un po' bello è rimasto. No, arriva bene. È un po' bello, si mette di fianco è un capolavoro, bravo Alessandro. Peccato non sia riuscito ad andargli dietro perché forse sarebbe stato il tiro del KO. Secondo me assolutamente oculata, visto il pallino, la rinuncia dell'angolo che ti potrebbe regalare in tensione qualche sorpresaccia. Qui Dilena ha a disposizione questo fianchetto che potrebbe dargli delle gioie anche se qualora dovesse passare a fianco del castello sul largo, perché poi la riporterebbe dietro al pallino. Si è premiato anche lo stretto per la. Non deve andare larghissimo. Larghissimo sarebbe un disastro. Però perché con quell'effetto? Ma sì, dai, lì. Nico, lì ci sta, eh. Se avesse avuto questa presa di palla. Con l'altro effetto. Il fatto è che l'altro effetto te la mantiene vicina alla lunga. Questo effetto ti fa staccare dalla lunga. Sì, certo. Qui Scibocchi ha una grossa opportunità per mettersi vicinissimo alla chiusura. Vediamo se sceglie per la scarsa o per una sua specialità della casa, o per la grossa o per una sua specialità della casa. Subito sul filotto, con poco effetto. Bravissimo in questa esecuzione Scibocchi di solito. Sceglie per la scarsa, eccola lì. Vediamo se evita il rimpallo in terza. Ha realizzato un po' poco per esserci passato quasi tre volte, eh. Diciamo che l'ultimo birillo mi avrebbe fatto molto molto piacere realizzarlo. Mettersi un pallino 57 anziché 55. Il fatto che quel pallino lì o se ne disinteressa e gioca la forza normale e si affida a un buon contatto con il pallino. Sì, secondo me lo deve ragionare in questo senso. Perché lui ha scarseggiato per levarsi dal centro, ma scarseggiando difficilmente poteva fare più di così. Secondo me ha fatto il massimo. Si mette a 52. Dimmi. Io non avrei nessun dubbio. No, io tirerei il gancio. Gancio tutta la vita, sì sì. Tanto se devi chiudere, anche perché all'avversario anche 3, 2, gli manca 52. Gli manca 8. È a 52, quindi sai Nico che non so come ragionerei lì, se penserei al 3-2-5, però lo fa no, anche di gancio il 3-2-5. Tirare il gancio senza pensare. Sì, sì. Ragionerei così anche da in piedi. Anche perché era un gancio che aveva margine anche a sbagliarlo sullo stretto dando non rimanere corti però. No, non è rimasto corto. Vediamo con lo Strator, mandalo pure in diretta Fabian. No, è dentrissimo. Quindi lasciamo lo Strator e andiamo a disegnare la traiettoria di Garuffa.
Non te le fa il computer le strisce? Eh? Non te le sistema poi il computer? Ci hanno detto anche questo. Chiaracoshi fa, ma ne fai tu? Ma sì. Tu, noi. I passaggi... No, tu. E qua è chiave la forza. Lunga, però non è proprio una conclusione scontata. Intanto... Luca Lambro, uno dei nuovi direttori di gara, aria nuova, ragazzo veramente veramente in gamba. Luca, sono sette direttori di gara, si parte da Iacò, Placella, Spinadin, Lambro, Anda, Tiltina, Paleino e Paolo Magagnato. Quindi... Anda Tiltina è nome e cognome, eh? Ah. Non è... si chiama Anda nome, Tiltina cognome. Sì. No, cioè non è Anda Tiltina. Sì, sì, vabbè. Ce l'avevo scritto così. Hai letto. Siamo uomini, Nico, e tante volte due cose non riusciamo a farle. Certo. Neanche a capirle. Noi ridiamo, ma questa è brutta, socio. Questa... ci sarebbe una mezza follia qua. Traversino a girare forte, a girare di sette. Sì. No, girare giri e il traversino questo squarcia, però gioca di contro. Io tirerei anche forte sul pallino, pensate come la vedo. No, dai, gli manca otto a quell'altro. Ho capito, ma vedi qualcosa di me? Ah, questa ha fatto una meraviglia. Se rimane dentro ha fatto una meraviglia. Alla Paolo in fortuna. Ti ricordi quella difesa, sì, che giocò a Firenze? Bella è questa. Sì, sì, molto bella. Molto bella. Che coraggioso, perché è un tiro che non si tira quasi mai. Quindi anche tirarlo in questa occasione... Sì, probabilmente un però tiro... Però se ci pensi, forte sul pallino, la tua la sistemi a 20, eh? Saltavi un po' addosso, tiravi fuori sul pallino. Ah, ma di piena dici? Certo, di piena, sì, certo. Mica. Poi dopo, certo, puoi perdere anche 8, però vai forte sul pallino, che se lo prendi di sotto, la buona fa l'angolo. No, mi viene in mente quel tiro famoso di Nocerino in finale nella prima prova del mondiale pro con Zito, che tirò il pallino e lo bucò davanti e dietro. Se non lo prendi. Ora è. Grosso ma non grossissimo lì. Ma se non lo prendi farai il giro stretto e rigaruffi di dietro. Giro. Oh, sì. Ce l'aveva. Bella come, il giro stretto. Bello come disegno. Il giro stretto che se segna... prendi. Bella quella lì. È quello il tiro che ti dicevo. Quella lì. Se lo prendi può fare il traversino. Puoi prendere il filo e può darti il girone, insomma. È chiaro che è un po' relativamente arrembante come soluzione, però. È un tiro, cioè, sì, sì. Se lo lasci e hai tra virgolette la disgrazia di passaggi dietro e chiaramente allo stretto del castello sul traverso, se riesci a rimanere al 20 anche se vai un filo lungo. Aveva la mano sulla sponda, staccava, sì, bene, sì. Quindi era impostato, sì. Poteva tirare fuori una steccata di... Qua la vede per il girone probabilmente, eh? O per il giro, girone, da come punto. Largo. Largo, non ha spinto neanche molto bene la sua verso la lunga. Però mancano sempre 8 punti a Di Lena. Era tanto fuori dal castello per la bricolla, eh? No, come esecuzione meno impegnativa tecnicamente. E qua è tanto importante il primo set. Versino di prima. Te lo stavo per dire, guarda. 4-3-7. Neanche. Non tocca pallino e non riesce forse neanche a tornare in difesa. Sai come ce l'aveva di più forse l'8? O il 9? No, oddio. Oddio. Sai come ce l'aveva di più? Di calcio, veloce, di piena. Tanto staccata. Sono stato generoso perché abbiamo visto...
da un'altra. Sì, perché abbiamo visto che c'è, che forse si può passare anche più vicino al birillo dallo strato. Dal vivo sarebbe meglio di no, ma dallo strato, dato che ci sarebbe il tiro da disegno, potrebbe esserci l'angolo di terza, esatto, il 6 sponde. Però non ce la fai a tenere la tua, alla fine la molli. No, fai la, fai le Erzegovine, vanno tutte e due a parificarsi sulla corda. Il fatto che adesso a lui manca 4. Data la tendenza di questi tavoli, la deve smezzare tanto, eh? Sì, perché allungano tanto, sì. Calcio veloce dalla corta? No, ma gioca questo. Gioca, sì, quello, gioca l'angolo di terza. Gioca le 6. Vediamo se si allunga qua. Non si allunga. E forse fa il pallino da 3. Peccato. 59-56 e Di Lena ringrazia e vince 58-56 ringrazia e vince il primo set. Noi andiamo direttamente in pubblicità. Come promesso, ecco qua ai nostri microfoni il presidente della federazione Andrea Mancino. Buonasera presidente. Buonasera, ciao Nicola. Ci deve raccontare un po' di novità, perché oltre al biliardo giocato c'è un biliardo istituzionale che la nostra federazione, sta un viaggio istituzionale che la nostra federazione tra pochi giorni compirà. Ce ne parla un po'? Sì, allora credo che sappiano tutti che stiamo lavorando da tanti anni per ottenere il riconoscimento della federazione come federazione sportiva nazionale. E in questo processo c'è un processo promosso dal CONI, promosso dal Dipartimento dello Sport, di creare delle sinergie, delle integrazioni tra le diverse federazioni, le diverse discipline sportive, e quindi noi in questo percorso abbiamo promosso insieme con la Federazione Bowling questo procedimento di fusione per unione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente dei due organismi ne faremo uno più grande e uno più forte, che ovviamente poi otterrà il riconoscimento come Federazione Sportiva Nazionale, con tutto quello che ne consegue, sia da un punto di vista di prestigio politico per noi, per le nostre associazioni, per i nostri atleti, e anche soprattutto da un punto di vista di natura economica. Questo procedimento di fusione per unione prevede ovviamente che abbiamo convocato l'assemblea, abbiamo prodotto sul sito federale tutti gli atti che riguarderanno questo processo di fusione, lo statuto, dove ovviamente tutti i tesserati, tutte le associazioni sportive possono accedere, possono vedere di che cosa si tratta, e il nuovo statuto prevede ovviamente una sorta di parità di diritti nel rispetto ovviamente delle discipline sportive, nel rispetto dell'autonomia dei singoli settori, settore biliardo e settore bowling, e prevede appunto delle tutele. Questo perché è stato necessario anche perché che i rapporti numerici tra il biliardo e il bowling sono di gran lunga a vantaggio del biliardo, e quindi quando si vuole costruire qualcosa insieme, si vuole costruire una casa comune, è giusto che nessuno si senta ospite a casa dell'altro, ma si sentano tutti
come dire, partecipi alla costruzione di questo nuovo organismo. È un momento importante, è un momento storico per la nostra federazione, da un punto di vista istituzionale forse è il momento che aspettavamo tutti da 40 anni e quindi credo che ci sia solamente, ecco, da completare questi passaggi. Uno si completerà con la nostra assemblea il 23 luglio, l'altro si completerà con l'assemblea della Federazione Bowling il 30 luglio ed è, voglio dire, un momento epocale. 40 anni fa la Federazione Biliardo non era una federazione, era un'organizzazione di amici che portava avanti il gioco del biliardo. Ecco, questi amici a cui tutti noi dobbiamo dire grazie da Rossetti e dagli altri che l'hanno preceduto e soprattutto poi a coloro che invece hanno iniziato questo percorso, mi riferisco in particolare a uomini che oggi non ci sono più come Massimino Del Preta, grazie a questi uomini, grazie all'esempio che ci hanno dato, grazie allo spirito che ci hanno trasmesso di far sì che il biliardo non fosse solo un gioco come qualcuno dice, ma il biliardo è uno sport, ha dignità di sport e oggi cerchiamo con questo passaggio di dare ancora più dignità e ancora più importanza a questa nostra disciplina e alla disciplina del bowling. Io sono convinto che si creeranno delle sinergie importanti, in tante sale bowling ci sono tantissimi ragazzi, ci sono già montati tanti tavoli da biliardo, da pool, da snooker, da internazionale, per cui diciamo che insieme con la nostra organizzazione, con il nostro entusiasmo, nostro ovviamente e quello degli amici del bowling, io credo che a stretto giro riusciremo. Oggi già la nostra da sola è la 25esima in termini numerici federazione del CONI, tra federazione e DSE. Sono convinto che insieme, sfruttando bene tutte le sinergie, sfruttando bene tutte le reciproche organizzazioni, iniziative, possiamo ambire a diventare, ecco, a migliorare questo posto, se vogliamo usare un termine sportivo, questo posto in classifica. Ma sicuramente sarà un evento importante quello del 23 in cui ci saranno chiamati a votare tutti i presidenti di CSB, è appunto un referendum dove chiaramente ci sarà un referendum per l'approvazione della fusione, giusto Presidente? Esatto, cioè viene messa in votazione la fusione, il nuovo statuto e quindi ecco, io devo dire che mi auguro anche che ci sia una forte partecipazione proprio perché è un momento importante della vita del nostro mondo. Io quando sento, leggo commenti di gente che dice ma questo non è uno sport, questo è un gioco, beh, io dico a queste persone tutti gli sport sono innanzitutto un gioco. Poi c'è un momento in cui il gioco si munisce di regole, si munisce di classifiche, di regole comportamentali e allora in quel momento il gioco diventa uno sport. Uno può decidere se una disciplina, praticarla come gioco o come sport. Chi vuole stare con la federazione, chi vuole operare all'interno della federazione, deve sapere che all'interno della federazione si pratica lo sport. Fuori dalla federazione si può tranquillamente considerarlo un gioco, senza regole, senza visite mediche, potendo fare quello che si vuole, solamente per la voglia, diciamo, di divertirsi. Ma credo che gli atleti che oggi sono qui non pensano di star giocando. Io penso che tutti i 2200 atleti che sono venuti qua a San Vincent in questi 15 giorni pensano non di giocare, ma pensano di praticare uno sport e noi a loro dobbiamo grande rispetto e a loro dobbiamo dare veramente l'opportunità di sentirsi ancora più importanti di quello che già sono. Questo è il mio compito di dirigente. Il loro è quello di dare spettacolo come si stanno dando. Il mio da dirigente, da presidente federale, è quello di lavorare per far sì che queste, che tutto il mondo del biliardo si veda riconosciuto in un progetto ancora più importante di quello in cui già è, già opera. E dove sarà l'assemblea, Presidente? Allora, l'assemblea la faremo a Milano. Abbiamo già fissato a Milano dove ha sede la federazione, abbiamo chiesto e ottenuto la sala diciamo per svolgere l'assemblea. Quindi in via Piranesi? In via Piranesi, sì, a Milano in via Piranesi, quindi aspettiamo tutti, insomma, con grande piacere.
è un momento bello, è un momento importante per la nostra federazione ed è giusto che tutti capisco che il 23 luglio e quindi un sabato, magari un fine settimana che tanti preferirebbero stare al mare, però pensate che è un momento storico che non è che si ripete sempre, non si ripete tutti gli anni, magari al mare ci possiamo andare la settimana dopo, ecco. Vabbè, comunque Milano è bella anche a luglio, eh? Magari un fine settimana a Milano, se il tempo non è proprio, diciamo, molto... Ma poteva essere, Nicola, poteva essere Milano, come poteva essere Como, come poteva essere Napoli, come poteva essere Canicattì, è il momento istituzionale che è importante, quindi noi già ci stiamo lavorando. Devo dire che insomma tutte le persone che incontro le vedo contente, entusiaste, quindi ecco, mi auguro che completiamo questo percorso. Poi diciamo che incontrare le persone qua in tanti giorni che siamo a San Venzano sono tutte persone che non vedevano l'ora di rivivere San Venzano in questo modo, perché abbiamo avuto un piccolo assaggino lo scorso anno, ma c'erano ancora sempre tante limitazioni per, certo, il Covid che ostacolavano tra virgolette anche la presenza di tanto pubblico. Ecco, secondo me quest'anno San Venzano è piena così come di atleti, anche di accompagnatori, parlando anche con un esercente che è un po' il termometro di come sta andando la stagione biliardistica, ci ha detto che insomma così tanta gente come quest'anno non l'aveva mai vista, quindi sono contenti sia gli albergatori, i ristoratori, e sono contentissimi anche i giocatori di biliardo che finalmente sono potuti ritornare nella capitale del biliardo a vivere la normalità che dal 2019 non vivevamo più. Poi ti devo anche dire una cosa, almeno da quello che mi dicono i dirigenti che sono stati presenti in questi 15 giorni, i direttori di gara, gli arbitri, ecco, non ci sono state lamentele gratuite, non ci sono state... abbiamo ricevuto i complimenti, come dicevi tu, da tutti gli albergatori, i ristoratori che ho incontrato in questi giorni qui a San Venzano, proprio sulla correttezza dei nostri atleti. Quindi, ecco, queste sono le cose che fanno piacere, perché io dico sempre che una federazione, uno sport, si caratterizza anche per l'esempio che riesce a dare. E devo dire che noi riusciamo sempre a portare correttezza, educazione, e questo è ancora più bello, no, di tutto il resto. Insomma, lo spettacolo sportivo è bellissimo, ma sentirsi fare anche i complimenti per la correttezza del nostro movimento sicuramente fa piacere, e io mi fa piacere dirlo qua, perché è giusto che a tutti gli appassionati, ecco, vengano poi rigirati questi complimenti che vengono fatti a me, e io voglio rigirarli ovviamente a tutti. Presidente, io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato. Torno con il mio socio. Torni a parlare di biliardo giocato. Di biliardo giocato. Sono molto più a mio agio parlare con il mio socio, il costo simpatico della federazione. Siete due costi simpatici. La ringrazio, è sempre un piacere. Bene. Grazie, presidente. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Il primo set è andato a favore di Lena, e abbiamo visto durante le parole del presidente che ha preso tanto vantaggio in questo secondo set Cibocchi, che adesso sta aspettando l'occasione giusta per realizzare gli 8 punti che gli mancano per impattare nel computo dei set. Gancio per Cibocchi, la possibilità anche di entrata, magari marcando il pallino da 3, e addirittura trova questo ingresso che non c'era, è entrato in un posto dove posto non c'era. Davvero impossibile questa conclusione di Cibocchi, che ha guadagnato fino all'ultimo millimetro di entrata, ha realizzato 6 punti. Sì, davvero gli ha fatto la foto, come dici tu, Nico. Ma secondo me gli ha fatto un reportage, no? Non solo la foto. 58-12 a favore del Ternano in questo set che sembra indirizzato
a concludersi brevemente. Garuffa per Cibocchi, sfila largo, va vicino al pallino con la palla battente e quindi Lena dovrà andare al volo proprio per cercare di allontanare la sua palla dal pallino. Sì, deve cercare di prendere questo tiro come un'ulteriore prova sul tavolo. Biliardo, sì. Lo gioca anche, direi, molto bene, bilancia le biglie, le porta in difesa sull'asse longitudinale. Costringe Cibocchi forse ad andare al volo, eh? Sì, ce la libera, proprio squadrata. Sì, perché sulla garuffa credo che ci sia il pallino, eh? Decide di andarci al volo dalla lunga di destra. A cercare il pallino da 4, che trova. Bella, realizza, quindi 62-12 il parziale per Cibocchi. Andiamo direttamente in pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. E torniamo a riconcentrarci sul gioco. 1-1 tra Alessandro Cibocchi e Marcello Di Lena, in palio il titolo di campione italiano dei Master. Chiediamo ai nostri amici un pronostico, anche perché noi non lo faremo neanche sotto tortura. Davvero. Quindi scrivete nei commenti, ricordiamo che per scrivere nella chat di Billiard Channel bisogna essere iscritti al canale, sì. Se ancora siete stati pigri e non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanellina, di modo che quando Billiard Channel sarà in diretta vi verrà una notifica, quindi non potrete dire che non lo sapevate. Esatto. Io, prima di concentrarci a pieno sul gioco, visto che è la categoria di sua appartenenza, volevo dedicare questa finale personalmente, ma penso unendomi all'abbraccio di tutto il mondo del biliardo, a un giocatore master che purtroppo ci ha lasciato troppo prematuramente, malato da circa un anno. Tutti speravano che vincesse la sua partita più importante. Parlo di Gianluca Tommasi, uno splendido ragazzo. Io ho avuto modo di conoscerlo, di giocarci insieme, di fare scuola con lui, e nulla, ripeto, se n'è andato una persona veramente veramente eccezionale, e mi piacerebbe dedicargli questa finale di campionato italiano, abbracciando un po' il pensiero dei tanti appassionati. Lui sicuramente la starà guardando da un palcoscenico diverso. Chissà che Billiard Channel non arrivi con il suo segnale anche in altri lidi e lassù. Ciao Gianluca. Sì, giusto tributo a Gianluca, che davvero la sua scomparsa ha colto tutti con grande stupore e con grande rammarico. Cibocchi a tutto biliardo. Vediamo se lascia andare il braccio. Gioca il giro. Addirittura l'ha fatto stretto. Però ottimo controllo, eh. Sì, perché è riuscito a non arrivare ai birilli con la sua, pur prendendo la palla scarsa a 2,5 metri di biliardo. Grande qualità di steccata. Striscio di calcio per Di Lena. Leggermente sullo stretto rispetto al rosso. Si quindi orienterà la battuta intorno al 10 probabilmente. Corta non mi pare. Si deve sperare di prenderla quasi piena. Presa piena, quindi. Vedete, si è allungata parecchio la biglia bianca sotto il castello. La misura ideale è lasciarle
praticamente equidistanti dal castello dopo la presa di Biglia. Se l'avesse smezzata da una parte o dall'altra, avrebbe sicuramente lasciato una conclusione più difficile di questa, in questa garuffa sì, abbastanza schematica, ma da lì a essere schematica poi c'è da centrare l'attacco giusto e soprattutto la forza per Cibocchi. Buona uscita da parte di Cibocchi, sicuramente questa non la ritirerebbe. Assolutamente no. È un 3 di calcio adesso per Di Lena. Un'uscita prossima al secondo diamante, poco più del 20 deve toccare a gomma secondo me, soprattutto su questo biliardo. Qui anticipa, andava bene il 20 pieno, comunque è già una bella esecuzione. Si concede traversino, diciamo che i 4 punti che ha realizzato serviranno a limitare un po' i danni. Che il traversino c'è tutto, ce l'ha anche bello semplicemente a spingere andando avanti. Alla fine guadagna pochi. 2 punti Di Lena, non ha intercettato proprio piena la biglia avversaria, o l'aveva stimata male, oppure gli è montato un po' addosso. Però una era buona, proprio piena per il rosso. Sì, diciamo che ad andare avanti non era bellissima, c'era da bilanciare forte, c'era da bilanciare tante cose. Vediamo cosa succede qui, le biglie si sono toccate contemporaneamente con la sponda. Traversino che più dritto di così si muore. Il miglior tiro che speri che ti possa capitare al di là del fisso. Chiaramente fisso, dritto. Si è allargata tanto la biglia gialla, sì. Non è riuscito a mantenerla in difesa forse Cibocchi. Comunque ha una qualità di scorrente ammortizzato che è impressionante, Alessandro. Sì, anche troppi mezzi in questo caso. Sì. Se l'avesse tirata un po' peggio avrebbe difeso. Questa siamo al limite, Siamo al limite, proprio perché l'ha tenuta bassa di forza, ma credo la veda tutta. Sì, sì. Assolutamente. Hai tagliato anche i capelli dell'arbitro. Hai visto? Si vede palla assolutamente. Questa piena. Non la tirerà piano. Ma da come punto? Oh, questo è un errore grave, Errore grave, ma perché gli è partita così? L'ha voluta giocare, No, questa anche di 2,5 di leggero taglio contro. Era brutta, Sì, di due... Ma era brutta Gianluca, tirarla così, bisognava tirarla di 3,5 a spostarti, sei sicuro che ti sposti e li tiri in terra tutti. Dici che era così? Era puntata parecchio stretta. No, la guardavo dallo strato, leggermente spostato, lo percepisco male. Se la tiri più piano è più difficile. Sì, se chiaro. Se lasci andare il braccio, ti puoi spostare. Ti levi dal rimpallo e... Qui ha cercato un po' troppo la bellezza e cercando troppo la bellezza vai a discapito dei birilli, cioè te la complichi. E qui pelo a venire in, è buon per lui, ha preso troppo, un super pelo, troppo pelo, però anche questo pallino a cancellare la candela, quindi dovrà andarci di garuffa sulla lunga di sinistra. Ma questo passaggio ci può bisogna essere Robocop per tirarlo. Guarda che bello. Guarda che bello. Passare fase. Di essere bionici per tirare questo passaggio.
Se fossi, se l'avversario fosse a 58 e tu a 52, che fai? Passi in mezzo? L'avversario a 59. Non, fai sono, non la tiro neanche 59 a 0 nel mezzo. Scegli di andare al volo. Hai mai provato a giocare passando in mezzo forti, passando in mezzo ai birilli? No, e non lo farò mai. Carino, no, dico così a scherzare, non a tirarla. Davvero. No, no, perché ho paura di riuscirci e allora poi qualche volta tirarlo davvero. Biondi è l'apoteosi del convenzionale. No? Sì, 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 non sono coraggioso. No, no, è un abitudinario lui. Sfaccio di una passata, richiamare in buca, biglia battente e diagonalizzare. Ben wow, giocato. Assolutamente. Trovato una bella proporzione di corsa tra entrambe le biglie. Ci sono più per l'avventura, socio. Sì, lo so, lo so. Ti vedo che alzi sempre la stecca, eh? Guarda che bello, va, bravissimo Marcello. Che presa di palla, capolavoro di Dilena, pagato poco questo. Sì, davvero molto poco, solo due punti. Vediamo come decide di affrontare, forse esce ancora l'angolo, ma lui chiaramente preferisce scappare via con la sua, anche perché quel pallino è posizionato molto vicino al castello e allarga lo specchio del castello come se ci fosse un paio di birilli in più sulla parte sinistra del tavolo. Certo è che una buona opportunità adesso per Dilena su questa tre sponde con il pallino che fa il suo gioco, perché anche in una presa stretta potrebbe deviare la traiettoria dell'avversario verso il castello. Eh sì. Rende grandissimo il castello il pallino. Bella, ma ha preso la parte peggiore probabilmente per... Sì, qua ora, aveva la presa piena per fare birilli, una presa più stretta, diciamo che era tutta buona. Sì. Come la prendi, qua non c'erano punti, solo strettissimo. O larghissimo, però no, larghissimo. Ma larghissimo fai Steola, anche sì, se... Esatto. Fissa il pallino da 4. Bello, eh? Se si prende. Ora fissa il pallino da 4, io lo tira lui e direttamente sulla biglia. Ho paura che la bianca tornando gliela... Ma no. Gliela ritocchi, eh? Non fisso questo già due. Ma ripassa lì la bianca. Se tiri forte vai perso il 4, la bianca ripassa di lì, Nico. Ma tiri a portarla in fondo. Ah. Mezza palla, fissa il pallino e ci stanno tutte e due. La prendi di sotto e la tua va verso la una, verso la buca, una verso l'altra. Ma secondo me qui ho fatto un affare. Ecco lì, sì, il 4 mi faceva gola, ma... Ma era comodo anche fare almeno 4-12, eh? 4 di castello o 8 di castello? Sì, sì. Era comodo anche lo sfaccio da re. No, era comodo anche la raddrizzata, però, sai. E qui, il pallino era... Ma più che altro lo togli da lì, capito? Perché poi dopo se non metti a posto, poi ce l'ha lì il tuo avversario quel pallino. Sì, ma in un momento, sinceramente, in un momento così delicato, non, se non... Ma era spingere, bastava prendere
un quarto di quella, poco più di un quarto, fai 4 e 4 va verso il castello. Facile. Era messo con le mani. Non sono convinto di quello dell'altro. Non lo so, non, ti dico non... Altra, tocca la lunga, va a sponda corta e la tua va per forza verso il basso, perché prende il pallino di sotto. Tanto cerca di ricavare. Ti ringrazio della fiducia. Ma non lo tirerei. Coppia con me lo tiri, perché mi butto sul biliardo. Ma non ci penso nemmeno. Se lo vedo, se, chiaro, se vedo il disegno, io sono convinto. Se vedi il disegno, non è un disegno, è che è fisica. La prendi a sinistra, la tua va a sinistra. Destra, sì, sì. La tua va a sinistra, se la prendi a sinistra, batte il pallino e il pallino fa il fisso. E non c'è niente da voglio capire. Crederti, ma siccome non ce l'ho chiesto, se, no, se lì lo vedo e dico guarda, guarda che bello, lo tiro, e se no tiro una cosa facile che ha tirato di Lena, perché ha tirato un filotto con le palle a 50 cm. Poi dopo ti fai due e io poi mi arrabbio e si smette di giocare. E si smette di giocare, si molla il campione. Entra troppo su questo sponde palla, Marcello. Sponde palla che sfila anche via largo. E concede uno a Cibocchi, uno dei tiri che gli piacciono di più, il giro di colpo, di trattenuta. Giro giocato splendidamente. Entrambe le biglie praticamente lasciate, attaccate alle corte. I nostri amici si saranno espressi sul pronostico. E ora è il momento, 1-1 parità. Vediamo se qualcheduno ha il coraggio di esporsi. Ma di candela di mattonella forte Cibocchi, no. Ma in pelo a scappare. Vediamo se realizza il pallino, non lo realizza. C'è un messaggio di Gennaro Fotticchio che scrive: buon pomeriggio ai due splendidi esausti Nicola e Gianluca, spero che vi facciate delle meritate vacanze. La scimmia delle vacanze le ha già fatte, infatti lo sentite bello tranquillo, io le devo ancora fare, però noi siamo molto contenti, non siamo esausti, anzi abbiamo ancora un'altra finale dopo. Sì sì, assolutamente, grazie comunque Gennaro. Grazie. A nome mio, vabbè, a parte la battuta come al solito infelice di Nicola che dice cosa ha fatto le ferie, ho fatto una settimana. Una settimana, io ho una settimana la prossima, sì, martedì. Sì. Certo. Lui aggancia i ponti, con un giorno ne fa 20, prende un giorno di ferie ne fa 25, però non si sa come faccia però. Vediamo se riesce a rispondergli Alessandro. E gli lo risponde fa in modo... alla grande. Alla grandissima gli risponde. Che steccata che ha dalla scarsa. Cosa gli è partita a Cibocchi? Da manicomio gli è partita una steccata da manicomio. Ma quante ne fa Cibocchi davanti? Davanti ne fa tanto. No, ma non è tanto quanti. È come li è fa. È il come. Guarda che intenzione, così farsi partire questa steccata non è... Attenzione, sembra che giochi in costume. Però Marcello sempre lì. Sì, sì, Marcello non molla. Un po' di defianza nel secondo set, ma... Vediamo se il pallino gli offrirà. Mi sa di no, guarda. No.
Ha lasciato, anzi, il pallino ora nei sogni gli fa anche da arrivo. Se fa filotto di prima, può entrare. Qua ce l'ha ancora dalla scarsa, proprio con poco effetto può fare il filotto e rientrare addosso al pallino. È proprio dato che te l'abbiamo chiesta, ci bocchi. Ale, dai. Via. Fare addirittura 15. Adesso addirittura il numero dei punti mi sembra. Vabbè, troppo. Tanto siamo a chiedere, siamo a chiedere. Che è gratis. L'ha preso un attimo grossa, ha preso il 2. Un attimo grossa e quindi non ha evitato il rimpallo. Se avesse preso filotto di prima, rimpallo non credo che. No, assolutamente. Sarebbe passata non prima. Era proprio una diagonale purissima per la scarsa, però passava. Qua. Ma a questo punteggio lo giocherei di seconda morbido, cioè ad andare avanti dritto con la mia, quindi con poco effetto perché c'è già angolo per l'apertura. Se volendo rispettare il pallino, così per un niente di Lena non realizza il filotto. Si mette a 44, effettivamente è abbastanza attardato per poter fare ancora paura a Cibocchi. Vediamo se qua Alessandro giocherà l'angolo di prima a portare le biglie entrambe nella corta in basso. Non mi gusta. Ma lo spondapalla esce? Spondapalla è piccino. È roba dura, piccolino. No, tira qualcosa di forte, tipo angolo di secondo o di terza, probabilmente. Di terza. Vediamo se riesce a evitare il rimpallo. E lì il problema era il rimpallo di terza. Sai perché ha rimpallato? Perché ha tirato piano. Se arriva più forte, passa. Ma io questi passaggi li ho sempre visti, giudicati proprio in maniera celestiale. Sì, passi se devi passare. Sì, anche, però li passi meglio, quella lì è una figura di angolo di terza, passi meglio se la tiri forte. Aia, si è mosso verso l'interno qua Marcello. Però tutto sommato è un rimpallo che non gli crea danno, di sicuro ha lasciato tanti birilli sul tavolo, rimane solo e arriva solo a 46. Era brutto all'angolo di prima, dici? All'angolo di prima di Cibocchi, eh? No, l'angolo di prima, invece di tirare di terza, di prima riportare. Lascia il pallino. E passi vicino al pallino, la raddrizzata di no, quello che ha tirato prima Alessandro invece di tirare forte tirare di prima, ha detto non me gusta, ma non è che ci fosse tanta roba lì, ma passo non lo puoi dire, non qualcosa non devi mi tirare. Piace perché se ti si avvita vai a bere da lì, come fai a bere da lì, Nico? Come fai a bere se ti si avvita, bevi e poi hai la certezza di secondo me è uno spillo la chiusura, quindi tanto vale per chiudere con l'avversario a 44. Ha fatto bene a tirare quello che ha tirato, perché è tutto biliardo, vorresti prendere un quarto di biglia e non sai neanche se ti basta un quarto perché l'angolo allunga tanto, vorresti prendere, toccare, fare il giro con la tua, non correre tanto da lasciare traversino e pallino. No, la tua correre non corre più di tanto, assolutamente. Ma quante ne devi prendere per fare l'angolo? Meno di mezza palla, vicino all'angolo si arriccia. Un chilo largo. Ma non arricciano tanto questi angoli, Ma comunque di bello non c'era niente. Non vedo, non capisco cosa vede. Ma lo sfaccio vede tutta. Sì? E chiude. Ah, che bella chiusura, chiude, mamma mia. Cibocchi, 14. Mamma mia, bravo. Quindi 2-1 per il Ternano. Andiamo in pubblicità.
all'acchito Marcello Di Lena. Prende un po' grossa. Aiuto. C'è un piccolo disturbo da parte di uno spettatore che non è d'accordo probabilmente che aveva da ridire sul fatto che era il caso di fare un po' più di silenzio, e intanto Cibocchi si presenta così. Ecco una cosa, un errore che ho visto fare tante volte su questo panno, che probabilmente ha degli stacchi un po' diversi, è prendere grosso l'acchito. Questo l'ho visto fare tante volte, cioè l'acchito. Io non ho visto, allora io tiro il gancio da dietro, e ultimamente avevo un po' iniziato a tirare questo quartino di biglia a scappar via su questi panni, quando ho visto, non ho visto un acchito sano farlo, quindi ho preso e ricontinuato a tirare il gancetto dietro. Ci sarà il verso anche di trovarglielo, No, perché tirando piano hai quello scartino che prima non c'era. Chiedimi che la prendono tutti grossa, non ho mai visto prendere a nessuno fine, quindi vuol dire che se ti metti un goccio d'effetto ti scarta subito. Hai uno scarto a quella velocità che ci tirando forte non ce l'hai. Qualcosa c'è, però non penso che non sia irrisolvibile. È chiaro che è irrisolvibile, sì, la miri più fine. Però... No, però quello l'ho già provato. La miri più fine e poi la prendi fine. E rimani di. E intanto che steccata è partito a Marcello, sì, Di Lena. Bella. Bravissimo. Se miri fine, la prendi fine. Sì, no, ho visto fare anche dai bravi, perché anche hai visto nei professionisti, non hanno tirato questi grandi acchiti. Però se gli trovi il verso, la tua spesso e volentieri rimane in zona neutra. Quando lo prendi e la tua batte, e invece di arrivare al 10 si solleva, la lasci in mezzo e lo mandi al volo. Ormai io con tutto quello che mi metterò lì per voglia a provare, lo faccio con gli strumenti nuovi, chiaramente, no? Sì, ha poco senso farlo con queste biglie adesso. È ancora sullo scarso Alessandro, su questa palla. Ricordami che le devo acquistare prima di andare via. Sì, così ti prendi subito quel vantaggio su di me, Che devo fare? No. Tengo a casa le biglie puntinate per darti vantaggio dell'altro vantaggio? No, assolutamente. Tanto qui Di Lena solo 4 su questo traversino, si poteva probabilmente fare di più. Quattro anche per Cibocchi. Prende lo sblocco. Sì. E qui Di Lena dovrà munirsi di un allungo per poter giocare convenientemente questa palla. Intanto che Di Lena prende l'allungo, dovete sapere, vabbè, a parte che come al solito Nicola non era d'accordo sulla mia scelta e mi voleva, poi io realizzerò quella del pallino e quella dell'angolo, e io proprio sto mettendo insieme una, prenderò tutte queste discussioni, le metterò in una sorta di filmato, ma a che io abbia ragione o torto te lo dico prima, quindi ammetterei anche. Ma dai, farei vedere solo quelle in cui avevi ragione tu. Perché dovete sapere che Nicola mi dice sempre, no, io non gioco mai. Dovete sapere che a casa, nel salone, molti di voi lo conoscono perché è un salone abbastanza noto, ha un Mari 14, tanto la Mari non c'è più, si può dire. Ti assicuro che non gioco col mai. Panno nuovo di pacca, bello, e dice sempre non gioco mai. Non gioco mai, è vero. Puoi chiedere a mia moglie se è corretta, te lo dice. L'altro giorno, arrivando a Garlasco, era 20 giorni che non giocavo. Quindi sei fortunato. L'ultimo tiro l'avevo fatto col campionato a squadre di Serie A.
quindi l'ultimo tiro l'avevo fatto a Colle Valdezza. Quindi poi, cosa sei, bugiardo o fortunato? Fortunato, ah, fortunato. Okay, perfetto. Perché ho giocato con te. Mamma, tanto, che angolo! Che super capolavoro di Cibocchi, 6 punti. In effetti, comunque avevi ragione, l'angolo avvolge male. Avvolge male, ma questa era dritta, non era mica parallela alla lunga. Adesso lancio un hashtag. Adesso, ma mi viene... non era messa, no, così. No, no. Una al volo per Marcello. Io Vilena. Vado a cercare Cosci, guarda. Dico, Michele, salvami. Fammi una telecronaca a te, perché per oggi tanto la mosca che passeggia. Sente il caldo. Bricolla per Alessandro. Guarda, c'è rimasta, non ha avuto paura, eh. È rimasta sempre lì, eh. Che se gli è passata la palla di fianco. L'arbitro allontana la mosca. C'è il giro a disposizione di Lena. Sfiora veramente tutto qua Marcello. E qui un po' di rammarico, eh. L'ha presa! Ha preso la mosca al volo! Dici l'ha presa? Sì, sì. Ha preso la mosca. Lo puoi mandare il replay, anche il replay della diagonale? No, no, la diagonale non c'è il replay. Ma forse dalla frontale lo vediamo. Se ha preso la mosca, allora ha preso anche... Prende anche questo sponda palla? No. E la stessa immagine dalla... Eccola lì. Voilà. Vabbè, ora arriverà sicuramente la sorella. Sì. Gli ha detto non ti uccido perché almeno puoi dire quello che hai visto. Correst e la media stecca. Partita mica male, Correstrello. Sono pigro, mi rendo conto che sono pigro. Mi devo mettere ad allenarmi un po' con il rastrello. Perché vedo molti giocare bene, proprio riuscire a portare delle qualità di steccate tipo questa di Marcello molto importanti. Non ha realizzato, ma la difesa che ha trovato è una difesa buona, anche se Cibocchi sembra tagliare a sinistra, quindi probabilmente ha lo spondebiglia, è passato a un nano millimetro dal birillo, ma tira fuori un altro spondebiglia di qualità. 2 punti per Cibocchi, lo portano a 26 contro i 12 di Dilena. Gancio per Dilena, andiamo la forza, sembra un po' timida, Gianluca. Se ha coperto, sì dai, è arrivata proprio all'ultimo tuffo. Vediamo quanta palla, ma addirittura sai che... Bisogna vedere... dalla frontale si vede meglio. Tira l'angolo, molto complicato, mano sul legno a questa distanza non è facile. È già in una posizione dove va leggermente diminuito. Mamma di forza, mia. Vabbè, questa è una, allora questa è una meraviglia. Anche questa, Alessandro Dillo. Questa è una meraviglia. Qui ti può partire anche proprio una steccata, sì. Anzi, può anche non partirti la steccata. Sì, che l'appoggi tutte e due alla corta di là. Sì. Ci prova Dilena a rimanere a contatto.
Diciamo che Cibocchi adesso sta giocando un gran biliardo. Diciamo, sto guardando un po' i commenti, diciamo sono tutti, si stanno dirigendo tutti verso Cibocchi. Terni, diciamo pronostici. A parte Leonardo Lombardi che ci dice Marcello Di Lena, poi sono tutti orientati verso Cibocchi, giustamente ora parte il vantaggio dell'1-0, ma stanno partendo delle steccate veramente da delirio ad Alessandro, in piena luce. 38-16 in suo favore, 2-1 nel computo dei set. È una buona risposta di Marcello Di Lena con altrettanti 6. Sì, uno scatolino per Di Lena. 38-22, mantiene 16 punti di vantaggio. Cibocchi adesso andrà di gancio. Trova rimpallo, un rimpallo che gli dà un bonus di 4 punti. Bonus di cui obiettivamente in questo momento non aveva un gran bisogno. Andare a 42. È bravissimo Di Lena qua. Che gli conta i giri, trova difesa diagonale e mette appoggiata alla lunga la sua biglia. L'arbitro sta valutando anche l'altro birillo. Si è uscito dalla sede. Deve togliere il rosso per giudicarlo meglio. Sentiamo la chiamata dell'arbitro. Sei. Rimane dentro, quindi la base del birillo inferiore toccava un po' il cerchio di posizionamento. Se ricordiamo che per essere abbattuto il birillo deve essere, anche se è in piedi, deve essere con la base completamente fuori dalla sede. Si vede c'era una piccolissima porzione che ricopriva ancora tutta la sede. Intanto Cibocchi, mamma mia, è rosso anche in questa... in questa situazione, questo gancio di parabola allunga fino a 48 nel two box replay dell'esecuzione di Cibocchi. Di Lena non si fa pregare nella risposta, gliene fa 12, però non riesce a riquadrare difensivamente. Un'altra occasione adesso per Cibocchi per portarsi in chiusura nei sogni. C'è anche la chiusura, un 2-2 filotto, ma forse da questa posizione mi sembra un po' difficile. Un po' troppo lontano dallo specchio del castello. Non ha tutto questo rientro, però... Però potrebbe farlo di sbirillo. Strike, e chiude Cibocchi, favoloso Alessandro Cibocchi, 3-1 nel two box replay dello strike che vale la vittoria del quarto set. Pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision
and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. E che gli vuoi dire, Alessandro, Gianluca? No, io ne ho detta un'altra, ho detto chi gli vince a questo, cioè se va avanti a giocare così ci vuole la corazzata Potionkin, perché non è che fondamentalmente non è che Di Lena possa recriminarsi tutto qua, ha giocato bene, gli ha risposto dietro, un po' meno preciso decisamente, ma Alessandro ha fatto una mole di birilli impressionante. Chiave del set è stata la, se vogliamo, l'Akito, partire 11-0, insomma. Sì, certo, però anche quando gliel'ha messa agli angoli, Cibocchi ha parabolato, ha realizzato 6, poi alla fine si mette a 48 e alla prima occasione li butta giù tutti in terra. Così. Qua Di Lena, quando giocava al Barcellona, 11 contro 11 non vale, diceva Trevisan. Te la ricordi? No, c'erano telecronista di Sky, Trevisan, che quando giocava al Barcellona e cominciava a fare 1, 2, 3 gol, diceva 11 contro 11 non vale. Non è previsto. 6 punti, decide di non scomporre. Proprio perché, secondo me, intelligentemente ha guardato la posizione del pallino che gli fa scudo sulla candela e quindi costringe probabilmente Di Lena a una soluzione di 5 sponde o di 3 sponde. Quindi la strada più semplice è interdetta dal pallino, a meno che non la voglia giocare di taglio contro, ma... ma quest'ora la vedo complessa. Di 5. Sì, di 5 l'angolo... è l'angolo migliore. Manda pure lo Strator in diretta, Fabio. Breve. Dunque, e qui sta puntando qualcosa di piano, probabilmente gioca le 2 passate e altri 8. 2 passate e un quarto, come suggeriva la diagonale. 14-5. Ha lasciato comunque anche possibilità Di Lena, il pallino non è pericoloso, spostato dalla chitura del pallino, quindi gioca il traversino anche Marcello. E questo si aprirà troppo? No, si mantiene sul filo. Questo è un capolavoro, bravo Marcello. Pensavo che si slabrasse in terza, bella risposta, e torna anche in difesa, bravissimo Marcello. Grande risposta, grande personalità qua del giocatore pugliese. A proposito di Puglia, devo fare dei saluti, perché ci è arrivato prima un messaggio che dice Forza Puglia, giustamente con un po' di campanilismo. Il presidente della regione Puglia, Giovanni Sperti, dice un pugliese c'è sempre dentro. Eh sì, campione italiano di prima categoria Cataldo, poi c'è stato il finalista della terza. Eh sì, anche l'anno scorso il campione di prima era pugliese, è stato pugliese. Guttarolo contro Del Vecchio. Sì. Anzi, addirittura finale pugliese. Doppio pugliese, sì. Non è più configurabile una finalissima di due titani, no? Tra Quarta e Agnello. Che... Tra l'altro è uscito anche Triunfo, quindi... Però tre pugliesi nelle prime 6 posizioni, eh? Insomma, c'è di peggio, anche come media. Ora scherzi a parte, insomma, la fa da padrona da tanti anni. Giovanni con tutti i suoi collaboratori, chiaramente, perché anche lui è il primo a dire che è un lavoro di squadra, sta facendo un ottimo lavoro nello sviluppo e nella divulgazione del biliardo
nella regione Puglia, che è una regione sicuramente difficile perché geograficamente 400 chilometri geograficamente è lunga, quindi si devono organizzare benissimo con tutti lì, i comitati provinciali sono fondamentali e avere sì. Insomma, diciamo, no, aspetta, Puglia e Basilicata, perché sono, sì, sono un unico comitato regionale, quindi la regione è vasta e creare un'attività che possa, diciamo, far contenti tutti i tesserati, bisogna fare una bella attività provinciale, quella sicuramente. E zonale. E zonale. Ma infatti secondo me ci sono tanti giocatori forti in Puglia, proprio nelle categorie di base anche. Di Lena in Candelaria, di seconda, rientra troppo, questa è sfortuna, eh. Sfortunato perché l'aveva presa praticamente al cuore, infatti Di Lena non si capacita dove abbia battuto e per dove ha battuto, come ha fatto a non dargli filotto, sicuramente è partita un po' più rigida, ma con quest'angolo effettivamente si aspettava, non prendendo pallino, ormai lo aveva già pregustato il filotto effettivamente. Cibocchi invece fa quasi la medesima strada, ma adesso col vento in poppa ne realizza 11. Vediamo se ha la forza di controbattere ancora Marcello. Stessa strada, a incandelare dal centro. E questa bravo volta che risposta, bravissimo Marcello Di Lena, fa il filotto di terza in candelare dal centro, una passata buona per il filotto, è stata la terza passata, media punti frontali impressionanti, ma poi hanno trovato entrambi la steccata. Cibocchi la vede ancora? Sì. In adrenalina tira anche giustamente questa. Ma. E ancora, mamma mia Cibocchi, che qualità, favoloso Cibocchi. Sta facendo anche sull'altro tavolo Cibocchi. Sì. A me potrebbe andare a tirare raddoppi in 5-6 miliardi di fianco al televisivo, poi tornare a rifare sempre 8. Niente davvero da dire, ma io faccio sempre l'accento, lo metto sempre sulla qualità rispetto alla quantità, che è tanta, ma anche di qualità. Ma alla lunga, se c'è qualità, poi c'è arriva anche la quantità, certo. Insomma, uno ti può sfuggire perché magari il biliardo non te lo dà, oppure sì, non hai ancora a mente quanto indurire o mollare la questo stecca. Lo sta tirando, sta facendo tanti e parecchio bene anche. Stanno andando a vedere, diciamo che Di Lena, per come ha giocato, doveva trovare un Cibocchi così gigliato per perdere. Sì. Beh, è bello vedere anche sinceramente una finale a viso aperto, sicuramente in alcuni frangenti come questo, ma una bella finale. Sì, però vedi, non è che si sono lasciati dei filotti semplicissimi da fare. No, hanno fatto roba. È quello il fatto. Perché... Anzi, guarda, delle due qualche errore si è visto più in quelli un po' più impostati. Sì. Giro di scambio, pallino 4 per... Vediamo se passa. Non riesce a passare. 4 punti. Qui una buona opportunità per Di Lena, sì, per impattare. Che ancora questo match non è finito. Adesso l'unica cosa, bisogna vedere quando interverrà l'elemento emozione, no? Attenzione, ha preso al contrario. Questa neanche se mi avessero chiesto di scommettere. No, anche perché prendere al contrario è più facile buttare giù il birillo che prendere al contrario. Sembrava la vedesse solo piena e la potesse prendere solo alla parte sinistra. Questo proprio non me l'aspettavo.
qui abbiamo riproposto quel filotto di terza, di rientro da parte di Dilena. C'è anche questa, eh? Farà anche questa 14 addirittura. Di sicuro la preparazione la fa bene, eh? Si è preso dei tempi sempre eccezionali. Non è che ci siano tanto lontano, eh? Sì. È umano. Sì. Due punti. Due punti, ma ha difeso? Ma credo proprio di sì, Gianluca. No, vede qualcosa. Non so quanto. Per il passaggio a pallino da tre, vede. Sì. Se ce l'avesse da arrivarci un po' più dalla grossa farebbe una gran difesa e riuscirebbe a correre meglio anche con la bianca. Esatto. Non ci arriva per un niente o ci arriva? Ci arriva, fantastico. Perfetta questa palla, bravo, sì. Marcello. Gancio per Cibocchi. Sullo stretto, forza buona, era lunga, ottima, va a vedere quanto stacca per vedere se ha l'ingresso sulle tre sponde. Quindi deve fare una bella fotografia, Gianluca. Se gioca al 3 di calcio lo deve scalare di forza per farsi buono, o il pelo e fare la messa di traversino o l'ingresso massimo, e se no stai più allo stretto e la butti giù. E la butti giù, però sono due forze che non si assomigliano minimamente. Qui deve decidere prima di Lena. Sì, come si deve decidere. Qui è ancora ottimale, cioè la zona del 15 per o ingresso o pelo di palla, anche qualcosina di più per difendere, ancora ottimale. E la prende benissimo. Addirittura il 4 interno, 4 e 3 7 per Dilena. Per il pelo sarebbe stata lunga questa forza. Assolutamente sì. Si è preso un rischio. Ma giustamente anche, no, per vedere se l'inerzia riusciva un po' a spostarla di questa partita. Addirittura ha fatto la cosa difficile. Sì, è entrato troppo. 39 Cibocchi, 40 Dilena. 3-1 per il giocatore umbro. Di gancio Cibocchi e lui la intercetta fine. Vediamo se lascia traversino comodo. Direi proprio di sì. Traversino che io giocherei di squarciata di colpo in testa, eh. Aspetta, fammi vedere dalla frontale, Fabian. Scusate, il colpo in testa rischi di saltare via. Perché sì, se fosse spostata al diamante è impostata di seconda. Se la gialla se fosse spostata, pensi, al diamante, lo so, ma se ci pensi è parecchio attaccata, eh. E la tira forte di colpo in testa. Può riandare verso il pallino anche se la prende. Ha preso la parte vuota, questa roba qua che ti stavo dicendo. Paura di questo, esatto. Ti devi assicurare di squarciarla, eh.
era una via di mezzo, perché era messa era proprio, anche per squarciare. Era proprio messa in una posizione ibrida. Se fosse stata, come ti ho detto, sul diamante, era impostata di seconda, quindi gliela butti là e viene, e anche se scarseggi. Questa invece era brutta di seconda e brutta di prima, guarda che... Ora, questa forza così penso non abbia giocato, perché la tirata l'ha rigidita ancora di più. Sì, però ci sta che secondo me se smezzi un po' e squarci, la tua va a pallino da 4. Ho paura di quello, Nico, che se devi quella smezzata lì non ce la fai a riarricciarti, a meno che non ti parta una gran qualità. Perché dici si è arricciata tanto perché l'ha presa piena. Certo. Quindi si è bloccato. Ho paura semplicemente dell'impatto, che prendi la lunga e ti fa quel verso che non riesci a richiamare verso il pallino. La richiamo in quella zona lì, ma non fai pallino. Qui sta tirando sul pallino Scibocchi. Giro di scambio sembrava parecchio impegnativo qui. Ha giocato il giro di scambio 4 probabilmente a parificare. A quest'ora comunque ce ne ha di coraggio Alessandro, però deve stare attento a non andare fuori giri. Oddio, non è che ci fosse quel granché su questo. No, era tirare il 3. O il 3 oppure tiri abbastanza forte, blocchi la tua lì, però sai... La tua biglia la può essere rimossa dal pallino. Dici che si staccava tanto a giocare il 3 di misura con la sua, dico. Erano due belle posizioni, sia quella di Dilena che quella di Cibocchi, molto curiose. Di sicuro per staccarti dalla lunga la devi sbagliare di tanto. E eri vicino. Appunto. Sì, forse si poteva giocare anche il 3 piano. Era comunque un ibrido, Comunque è bello vedere che Dilena c'è proprio ancora, perché se hai voglia di prenderti i tempi vuol dire che ci sei ancora assolutamente nel match. Tira dalla piena, no? Sì, è uno scambio con un po' più di effetto questo. O se evita il rimpallo. 2 punti per Dilena, ritorna in zona pallino con la sua biglia, non lo realizza. Pallino in qualche modo adesso credo che lo realizzerà Scibocchi. Si può giocare anche di sponda a prenderlo un po' più grosso, a fare rialzare il pallino davanti. Si rialza quel pallino lì davanti all'avversaria. Oddio. Lo devi prendere tanto scarsa per farlo. O se no gliele mischia un po' lì. Di qualcosa di misura la vedo un po' azzardosa. No, di misura è troppo difficile. Deve tirare 3 e cercare di portare la sua più vicino possibile alla lunga. Si sbaglia più sul corto che sul lungo, chiaramente, per non lasciare traversino. No, tira di 4 sponde 4, probabilmente. Si può girare anche dietro, no, se sto a fa di prima l'angolo non ci gira dietro. Capolavoro di Scibocchi. 12 punti. Mamma che male questa. Questa... Questa può essere una conclusione che può risultare anche decisiva. Sponda palla, qui fa la cosa difficile. E qui è match point. Sì, te lo tireresti forte? Io tirerei a buttarla in fondo. No, forte no. Fa pallino da 4, la butti in fondo, poi quello che viene. Ho bisogno di una forza. Il pallino per farlo devi scarseggiare un po', quindi ho bisogno di una forza che mi allunghi una partenza leggermente più stretta. Quindi sì, sono d'accordo per buttarla in fondo e stare sul pallino da 4. Pallino da 4 viene di naturale. Potrebbe, guarda Nico, ci sta anche di non farlo col 4 lì. Cioè la prendi troppo grossa. Sì, no, infatti no, devi... No, se la vedo dallo strato mi inganna, di qua... Allora o fai birilli o fai l'altro. Però insomma... Però 4 li fa lo stesso di birilli
capito cosa intendevo? Allungarla sì, un po' sì. più di così, scarseggio, nasco dallo stretto e mi allarga la forza. Sì, sì. Però così si è preso. Meno 5 dal titolo per Cibocchi. Vediamo se la tiene dentro Di Lena. E qui match point per Alessandro Cibocchi per diventare il nuovo campione italiano master. Titolo che per ancora per pochi secondi appartiene a Vincenzo Consagno. Qui bisogna cercare di respirare. Anche a disposizione il pallino da 4 di lunga lunga. In tal caso manca un solo birillo a Cibocchi. Due ci sono, il 4 c'è e Cibocchi è campione italiano dei Master. Visibilmente emozionato Alessandro Cibocchi. È il nuovo campione italiano master, quindi vado a prendere due parole, secondo me è incredulo. Sì, grande grande vita, ha giocato troppo bene, bravo Alessandro, bravo, non ci sono altri aggettivi, ha giocato un biliardo veramente eccezionale. Voi godetevi un po' degli highlights di questo incontro e Nicola, intanto che Nicola arriva in postazione di intervista, ecco intanto il tiro che laurea Alessandro Cibocchi, campione italiano della categoria Master. Ed ecco Nicola con Marcello Di Lena. Mi dovresti sentire, Nico? Dammi un segnale. Ci sei, Nicola? Ecco a te allora con Nicola, con Marcello Di Lena, per prendere due parole al vice campione italiano. Vai, Nico. Eccomi qua sul campo di gara con il vice campione, purtroppo vice per te Marcello, sicuramente dovevi trovare un Cibocchi in questo formato forse per cedere il titolo, comunque rimane lo stesso un bel risultato e sicuramente sei ritornato in una categoria a cui hai fatto parte per molto tempo. È vero, bisogna dare merito a lui, ha fatto una bella finale, io personalmente penso di non averla giocata questa finale, il biliardo non l'ho preso, niente, però bisogna dare merito a lui, sempre 12-10, ha giocato bene, merito a chi ha giocato meglio. Un po' di rammarico perché quel filotto in cui era molto vicino al birillo, secondo me sei riuscito a fare una cosa impossibile, l'hai presa al contrario, ci siamo rimasti davvero stupiti, forse era quella lì l'occasione per rimanere ancora nel set. È vero, ma non so, ti ho detto, il biliardo non l'ho preso proprio, anche altri filotti, non sapevo, niente, è andata così, pazienza. Comunque insomma davvero un gran risultato e quindi bentornato nella categoria dei nazionali. Il giusto applauso del pubblico presente
Prendo due parole anche da Alessandro, che è molto emozionato dopo l'ultimo tiro finale. Notavamo un'espressione quasi di incredulità, Alessandro. Già, parola più vera non c'è, perché è quello che ogni giocatore sogna, e ti ritrovi a battere l'ultimo tiro di chiusura di un campionato italiano, cioè è una roba indescrivibile. Quindi è la cosa più bella che ognuno sogna, e oggi mi è capitato a me. E a chi lo dedichi questo titolo? A mia moglie, alle mie figlie, che mi supportano, a tante persone, c'è da dire, perché ci sono tante persone che mi sono state vicine. I primi due che però devo ringraziare con tutto il cuore sono Tati e Frausilli. In qualsiasi occasione mi sono sempre stati accanto, mi hanno supportato in tutto e per tutto. Non dovevo essere qua io oggi, e per un po' di cose messe insieme mi sono ritrovato qua e essere campione italiano, che ancora stona a dirlo, quindi è la soddisfazione più bella che ho provato. E quindi davvero complimenti, ti vediamo emozionato, ti lasciamo godere l'applauso del pubblico e poi la premiazione. E do a te la linea, Gianluca, per la chiusura. E allora sì, una bellissima finale, un giustamente commosso Alessandro Cibocchi per essere riuscito a conquistare un titolo importante, quello della categoria dei master, e adesso la nuova avventura per lui nella categoria cadetta dei nazionali. Noi vi ringraziamo per essere stati in tantissimi con noi a seguire questa finale, vi diamo appuntamento a tra poco alle ore 20 per un'altra finale che vedrà laurearsi invece un giocatore campione italiano della categoria dei nazionali. Lo scontro sarà tra Achille Mignolo e Camilo Gomez, un Camilo Gomez che già campione italiano dei nazionali è stato, ed un Achille Mignolo invece che vuole conquistare il suo primo titolo importante da grande, perché lui è già stato campione italiano ed europeo della categoria juniores. Entrambi sono già professionisti di diritto dalla classifica, quindi non ci si gioca la categoria dei professionisti, ma ci si gioca una cosa importantissima, il titolo italiano. Vi aspettiamo quindi in tantissimi a seguire la finale dei nazionali. A tra poco su Billiard Channel, il canale del biliardo.